Bentornati sul canale del Nabbo, continuiamo Xenogears, oggi puntata extra, esploreremo un po' la nostra bella capitale di Abe, vi farò vedere un po' tutto quello che potete fare. Allora, innanzitutto questa persona dice: benvenuti a Bledavik, è in corso una festa per celebrare la fondazione del nostro paese, c'è anche un torneo di arti marziali, eccetera eccetera, da molto che non si vedevano così tanti turisti. Avete già una stanza? Non ancora, diteli non ancora. Fate in fretta a trovare una stanza, dormirete sotto le stelle. Conosco un buon hotel. L'hotel di cui sto parlando è... quello. Dite il mio nome alla portiera e lei vi farà uno sconto. Bene, fatto questo, andiamo verso l'hotel. Parliamo con la portiera. Mi spiace, oggi tutte le nostre stanze sono piene. Se potete aspettare fino a sera, ne avrò qualcuna. Crediti di 50 G a testa. Le potete dire adesso che avete una raccomandazione. Chi vi ha mandati qui? Non lo so, non mi ha mai detto il nome. Ah, lei non dà mai il suo nome, ma vi vanno bene 40 G ciascuno? Quindi, in parole povere, così potete avere uno sconto di 10 G. Per il momento, io non ho intenzione di riposare. Ora da qui, girando verso destra, qui c'è il negozio per gear che ha qualcosa di interessante che però io non posso comprare perché non mi sono messo assolutamente a fare grinding. Mi pare che fosse qui nelle parti, ecco, qui l'armatura magnetica aumenta la risposta, questa è abbastanza interessante, costa 4000 se vi interessa. Ora, possiamo uscire da questo negozio, vi faccio vedere dove stanno gli altri, perché in questo gioco è abbastanza facile perdersi, quindi perché no? Qui c'è un negozio, mi pare che questo fosse quello di armatura. Questo è il negozio di armatura, cosa posso fare per voi? Vediamo un po' cosa puoi fare per me. Allora, maglia di pelle che già ho comprato ed equipaggiato, il basco, ne compriamo uno, ma sì, compriamone uno. Compriamo un basco per il nostro Fei. Equipaggia. Maschera, scherma, posso inserirla col basco, perfetto. Uscendo da destra ci ritroviamo subito davanti al negozio di armi. Questa è l'armeria, mi sta rendendo utile mentre mio padre viene all'esercito. Bravo figliolo, bravo figliolo. Abbiamo una asta magica, un'asta arcana che io per qualche motivo già ho, non mi ricordo esattamente dove l'ho trovata. Comunque frusta di ferro ne ho zero, ma la cosa più interessante è il whippa snappa per il nostro Bard. Intanto compriamogliela, poi gliela equipaggeremo. Ok, quindi questo è tutto per quanto riguarda gli acquisti. Un'altra cosa interessante adesso è che da questo tizio potete vendere gli oggetti che avete trovato tramite combattimento, quindi zanne, bulbi, scaglie. Noi dovremmo avere qualche bulbo. Ok, fare fatto, c'è 100 G. No, ne ho altri da vendere, mi piacerebbe tanto poterli vendere tutti in una volta. Ne ho ancora bulbi? Sa che ne avevo solo due, eh? Sì, ne ho solo due. Però dovrei avere almeno una scaglia, se non addirittura due. C'è 600 G. Vediamo se ce ne ho altri di scaglie. Non ne ho più, ok. Un'altra cosa che succede qui è che se venite a parlare con questa signora, dei bambini la derubano nel frattempo. State andando alla piazza della festa? Assolutamente sì. Detto fra noi, la festa per il 50° anniversario. Ehi tu! Mostrami quello che stai nascondendo. Restituiscimelo e non lo dirò ai tuoi genitori. Di cosa state parlando, signora? Non sta nascondendo nulla. Volete vedere? Strano. Non potete accusare la gente senza prove. Per favore, signora.
e i bambini se ne vanno via dopo aver fatta festa alla Nostra Signora, quindi noi seguiamoli. Ed eccoli qua, parliamo con questo più a destra. Ehi tu, ci compri da mangiare? Ma certo, bambino. Allora, prestami 1000 G. Certamente, dateglieli, tornerà utile più avanti. Oh, grazie, sei davvero un bravo uomo, cioè, signore. E così abbiamo gettato le radici per un qualcosa che succederà in futuro. Questo dovrebbe essere il ristorante. No, aspetta. Questo dovrebbe essere il ristorante. Oh, Bob. Siete stranieri, eh? Sì. Non siete di Kislev? No, proprio. No, lo immagino bene. Siete uguali a noi. C'è in giro la voce che ci siano delle spie qui per la festa. Se lo dici tu, amico, se lo dici tu. Ristorante, eccolo qui. E notate quello scrigno che c'è dentro l'acquario. I pesci sono carinissimi. Potrei guardarli per tutto il giorno. Vorrei mangiarmeli. Oh, scusatemi. Tavolo per quanti? Di qua, prego. Cosa ordinate? Un pasto squisito, un pasto economico e un pasto veloce. Un pasto squisito, perché no? Un attimo. Cibo, vogliamo cibo, torna, ecco qua. Godetevelo. Mi piace perché hanno messo tre piatti pensando che ci dovrebbe essere Bart e il dottore. Però siamo qui da soli, ingrassi un po'. Che buono che era. Oh mio Dio, sono 100 G. Grazie mille, tornate ancora. Magari costasse così poco andare al ristorante, guarda. Magari. Non mi ricordo se si poteva uscire pure da qui. Sì che si può uscire pure da qui. Perfetto. Anzi, sì, doveva uscire da qui. Allora, fatto questo, abbiamo visto un po' tutto quello che c'era da fare nella zona principale della città. Quindi andiamo nella parte più interessante, quella della festa. Allora, innanzitutto la cosa che a me piace di più in assoluto è questa. Ehi compare, ti interessa un Bart vodka leggero? Ma certo che mi interessa, sono 50 G. Ti sei scolato un Bart vodka leggero. Puff! Oh, sei un buon bevitore. E lo schermo comincia ad andare a fanculo. Perché siamo mezzi ubriachi. E sei fighissima sta cosa. Per essere un gioco della PS1 è veramente fighissima. Poi che non vedevo all'aperto. È avere un Bart vodka in pieno giorno, questa è la cosa che preferisco delle feste. Altri compagni e bevitori. Qui possiamo comprare delle torte, torta speziata, torta ghiacciata. Vogliamo una torta speziata? Sì, perché no, sono 20 G e boom. Wow, è calda. Boom. Ingrassi un po'. Sono un indovino. La mia specialità è trovare cose. Scavo nel tuo subconscio per cercare. 50 G alla volta. Mi fai scavare? Va bene, scava. Ho scavato. Una bambina in prigionia in un'alta torre a nord. Praticamente Margi. Sono tornato. Fottiti. Le fiamme rosse sono le fiamme del corpo. Vuoi provare? Va bene. Tieni premuto il pulsante X mentre premi il pulsante R2. Non parlare, mi sono appena tolto il respiro. E così. Tieni premuto X e poi premiamo R2 e possiamo fare sta cosa qui. Che cos'è che c'era? Ehi, hai mai visto un disco volante? In realtà sì, nel deserto. Sì, quello è il paese dei grandi antenati. Vennero da un astro più lontano del paradiso e ci crearono. Regnavano su questa terra come dei, ma l'uomo ottenne la conoscenza ed il conflitto si sparse con furia ovunque. Le rovine sono prova di questi conflitti. I discendenti degli dei lasciarono questa terra di conflitto creando nel cielo il loro posto. Era un posto pacifico, con una civiltà molto più avanzata della nostra. Mi stai ascoltando? Loro sono ancora vivi.
Hai notato che a volte delle persone scompaiono? Sono presi da ciò che io chiamo la gente del cielo. Sono addestrati come soldati per regnare sopra la terra ancora una volta. Questo tempo è vicino. L'armata di Dio apparirà dal nulla. Non hai sentito? Non sfidarli, non puoi vincerli. Loro creeranno nuovamente un paradiso sulla terra. Questo è ciò che i miei studi sulla gente del cielo e sul disco volante hanno provato. Intanto il nostro schermo continua ancora ad andare a fanculo perché un Bart vodka leggero evidentemente non è poi così leggero. Le fiamme blu sono le fiamme del cuore. Ok. Cos'è che dicevate voi? È tutto il giorno che gioco e non sono neanche stata sgridata per questo. E questo perché anche mamma sta giocando. Mitica mamma. Ehi tu, non sei di queste parti, ti piace Bredavik? Sì, mi piace. Molto carino, bene, ottimo, goditi la festa. Ehi papà, comprami uno di quei giocattoli. No, no, aspetta fino a che il torneo non sarà finito, allora ti comprerò qualcosa di migliore. Allora, facciamo felice il bimbo, parliamo con questo. Allora, vorrei la pistola, grazie. La pistoletta. E il modellino Gear. Certo, avere una pistoletta è un bel cambiamento, considerando che di solito io gioco col pistolone. Ma lasciamo stare. E in tutto ciò io, porca puttana, mi sono perso il bambino. Bambino? Sì, eri tu? No, non eri tu. Dove cazzo è andato a finire il bimbo? Cazzo, mi sa che se n'è andato via. Sì, intanto Fai ha deciso di ubriacarsi pesantemente e di andare per cazzi suoi. Allora, forse eri tu? Aspetta un po'. Andrò a vedere il torneo, il combattimento è un gioco per uomini. No, non eri tu. Mi sa che il bambino se n'è andato via? Tipo che sta di fronte a quella tenda e distribuisce palloncini. Mi sa che il bimbo se n'è andato via. Vabbè, allora vi dico quello che poteva succedere. Se gli davate i giocattoli, praticamente, non sei tu, vero? Tutto il giorno che gioco. Se gli davate i giocattoli, vi dava un'informazione dicendovi che nello scrigno del ristorante c'è una pepita dentro. La prenderemo poi nella prossima puntata. Dentro la tenda c'è un mondo completamente diverso da questo. Il mio cuore è un palloncino che vola su nel cielo. Ok, entriamo dentro la tenda dove c'è un mondo completamente diverso da questo. E questo significa minigiochi. Allora, questo è il Merry Go Pop, una volta, 10G. Vuoi giocare? Giochiamo. Chi gioca? C'è solo Fei in gruppo, amico mio. Benvenuto al Merry Go Pop. Le regole sono semplici. Palloncini di diverso colore usciranno dai quattro buchi. Devi farli scoppiare. A seconda del colore riceverai dei punti. Blu 10, verde 20, giallo 40, viola 80, bianco meno 100. Il premio dipenderà da quanti punti avrai allo scadere del tempo. Inizia il gioco. E iniziamo il gioco, allora. Blu, ok. No, dai, non puoi mancare subito il primo. Ok, così. Siamo fantastici. A morte tutti i palloncini del mondo. Uccidiamo i palloncini. No, lì ce n'è uno bianco, non lo voglio quello bianco. È brutto e cattivo quello bianco. Io sono razzista contro i bianchi. Ah, ho beccato uno bianco, maledizione. Un altro bianco. Ma oh, me li sta lanciando addosso questi cazzo di palloncini bianchi. Lo odio. Ce l'ha con me. Per poco non l'ho beccato di nuovo uno bianco. Aia! Come l'ho schivato, da Dio! Forse così. Dai che stanno andando pure abbastanza decentemente non bene, perché io in questi minigiochi ovviamente faccio schifo al cazzo. Ok, il tempo è scaduto e il mio punteggio è... Hai 630 punti. Il premio è un Aquasol. Ricevi un Aquasol. È tutto. Bene, proviamo quest'altro.
Questo è Di chi sono i palloncini? Una volta, 10G. Vuoi giocare? Ma ci è, tuo amico mio. Chi gioca? C'è solo Fei in gruppo, lo ripeto. Benvenuto a Di chi sono i palloncini? Ecco le regole. Dei bambini con dei palloncini verranno giù. I loro palloncini voleranno via non appena li lasceranno andare. Tu devi prendere i palloncini e riportarli ai bambini. Riporta più palloncini possibili entro il tempo limite. Ora spiegherò il bonus bingo. Nessuno dei 16 pannelli del bingo è acceso adesso. Quando riporti un palloncino ad un bambino, uno dei pannelli si accenderà o si spegnerà. Quando avrai acceso 4 pannelli su una linea, farai bingo. Ogni bingo ti farà vincere 5 volte la posta. Inizia il gioco, io faccio veramente schifo a questo gioco. Però facciamo del nostro meglio, allora. Sì, siete già tutti insieme troppo. Quindi tu, questo è tuo. Come non è il mio? Ah. Questo. Grazie. Vieni qua, palloncino, vieni qua. Se voi soltanto steste fermi, maledetti bambini. Non è il mio. Grazie. Io già non so più dove cazzo devo guardare. Grazie. Due di fila per puro culo oltretutto. Grazie. Ok, non c'è di che. Grazie, addirittura. Tutti questi di fila. E quando mai è successo sto miracolo? Ma prendi sto cazzo di palloncino. Ok, grazie. Sì. Questo tuo? Non è il mio, ok, finalmente abbiamo sbagliato. Non è il mio, non è il mio. Dove cazzo è il... Non è il mio. Ehi, grazie, ok. Ehi, spostati, bambina. Cosa volevi farmi? Mi sento molestato. Ok. Qui... Non è il mio. Non è il mio. Non è il mio, toglietevi di mezzo, mocciosetti. Minchia, se sei andata lontana dal tuo palloncino, te bimba. Grazie. Questo è tuo, scommetto. No, non è il tuo. Il tuo no, non è neanche il tuo. Tuo no, assolutamente no. Doveva essere dell'ultima rimasta, ovvio. E il tempo è finito. Hai riportato 14 palloncini. Il premio è? Un Aquasol. Ricevi un Aquasol. È tutto. E adesso per il gioco più figo del mondo. Parliamo con questo qui. Questo è lo specchio della verità. Una volta, 10G. Vuoi giocare? Ma certo. Mi aspetto il gioco più bello dell'universo. Benvenuti allo specchio della verità. E questo è il mondo reale. E quello è il mondo reale. Vi mostrerò la verità. È uno specchio. Potete girarvi, potete ammirarvi. È un fottuto specchio. Mi ha sempre fatto morire dalle risate sta cosa. Che è troppo stupida. Comunque, è un fottuto specchio. Sì, abbiamo finito, grazie. L'uscita è da quella parte. Sì, lo so dove è l'uscita. Grazie perché stai cercando di cacciarmi fuori. Voglio tornare indietro? Sì, voglio tornare indietro perché questa musichetta mi sta cominciando ad andare sui nervi. Comunque, questo è pressappoco tutto quello che possiamo fare. Ehi, guarda, guarda. Fei. Sono io. Molten, quello della taverna della Valle Allegra. Non l'avresti mai capito dall'aspetto che ho ora, comunque. Allora, come stanno mia moglie e mia figlia lì al villaggio? Certo stanno benone, l'unica cosa che sanno fare bene. Voglio ritornare presto, ma ancora non ho i soldi per poter riportare qui ad Abè. Ho finito con le preparazioni per la festa e ora ho un altro lavoro, sono davvero occupato. Sarebbe bello avere una piccola casetta in un piccolo villaggio come Lahan. Per mettere assieme i soldi ho iniziato un lavoro e ora sono tanto occupato. Voglio mandare mia figlia a scuola e comprare qualche bella cosa a mia moglie. Credo di star parlando troppo. Io spero che la tua famiglia sia tra i sopravvissuti, sul serio. Se non vado subito, il capo si infurierà. Beh, ci vediamo, Fei.
Salutami mia moglie e mia figlia. Puntini. Puntini. Spero veramente che siano tra i sopravvissuti. Poi è tutto il giorno che gioco. No, ok. Tu? Voglio i giocattoli che stanno in quel negozio, voglio giocare a fare l'esercito. Wow, quel pupazzo che hai è proprio fico. Mi piacerebbe, sai? Ecco, pigliatelo. Davvero? Grazie signore, resterà sempre con me. Giusto, come ringraziamento ti darò un segreto. L'ho sentito da mio nonno. Hai presente quel ristorante in città con l'acquario? E hai presente quello scrigno dentro l'acquario? Dentro c'è una pepita. Bello, eh? E ora viene il meglio. Per entrare lì c'è un'entrata segreta che si raggiunge dai canali sotterranei. E questo è top secret, ok? E tu sei l'unico a cui l'ho detto. Davvero, grazie. E con questo abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare. Qui intanto c'è questo bellissimo palloncino che ci segue. Nella prossima puntata ci infiltreremo per cercare di salvare Marge, cioè Faye combatterà. E Bart si introdurrà nel palazzo, quindi fino ad allora auguro a tutti uno splendido proseguimento di giornata.